Ciao a tutti, questo è un nuovo video sulle erbe che ho deciso di dedicare interamente a quelle piante protagoniste, oltre che del solstizio estivo, anche della nostra estate mediterranea. E così adesso affronteremo il tema delle erbe estive e ho scelto come al solito quelle che utilizzo maggiormente, proprio perché sono quelle che conosco meglio e sulle quali posso darvi dei suggerimenti. Una premessa su questo video è necessaria. Le erbe sono legate da sempre all'arte della guarigione. Quest'arte era in mano a delle donne che furono poi demonizzate come streghe. La raccolta di queste piante e dei fiori che venivano maggiormente utilizzati per i rimedi erboristici, ma anche per quegli atti di magia simpatica e magia popolare, venivano raccolti nel momento in cui le piante raggiungono il loro massimo splendore, il loro massimo potere, ovvero durante il solstizio estivo che cade intorno al 21 giugno. Proprio perché il sole è al suo apice ed è proprio il sole a stimolare la produzione di quelli che chiamiamo principi attivi di una pianta. E così quelle che vennero chiamate streghe, che spesso erano solo delle guaritrici, andavano in questa notte, in questo periodo, a raccogliere le erbe e i fiori che servivano poi per la loro pratica di guarigione, fino a che questa pratica in mano alle donne, questa sapienza divenne scomoda e così fu semplice demonizzare queste guaritrici rendendole delle donne malvagie. Tutto questo è accaduto quando si è affermata la nuova religione con la Chiesa Cattolica e certe pratiche e soprattutto le donne non dovevano avere un potere così grande. E così fu facile additarle come malefiche, far credere a tutti che queste donne praticavano il male e di conseguenza furono temute. A protezione da queste donne malefiche fu messo un guardiano di eccellenza, ovvero San Giovanni Battista, che viene venerato nel giorno del 24 giugno, giorno della sua nascita. È un po' un guardiano che la Chiesa ha voluto mettere per proteggere tutti i bravi cristiani da questa notte degli spiriti, dove il velo tra i mondi è sottile, dove è possibile sentire la voce degli antenati, delle fate, tutte pratiche che spaventavano per la loro potenza e la loro grande diffusione la nuova religione, che probabilmente non riusciva ad affermarsi proprio in quei luoghi campestri, dove le antiche tradizioni e l'antica religione sopravviveva e tuttora probabilmente attraverso il folklore sopravvive. Sappiamo che le erbe che raccogliamo nel solstizio estivo hanno una tradizione molto antica. Erano le erbe che sono state utilizzate per secoli dalle guaritrici, che poi la Chiesa ha messo sotto il potere di San Giovanni Battista. Quindi tutte quelle piante utilizzate dalle streghe divennero dei rimedi proprio contro di esse, perché facevano parte ormai del bagaglio magico, se possiamo dire così, di San Giovanni Battista. E quindi ci accorgeremo poi che le piante che le streghe usavano per guarire divennero rimedi proprio contro di loro e contro i demoni che li accompagnavano. In effetti, queste donne furono considerate come dei demoni che infestavano i boschi, i prati, proprio in queste notti, perché era proprio in queste notti che loro si riunivano e andavano a raccogliere ritualmente queste piante. Non mancavano celebrazioni della natura, non mancavano celebrazioni della vita, e quindi l'immagine che si presentava agli occhi delle persone era proprio di un'infestazione di queste donne che con la loro gioia e probabilmente anche con la loro libertà, sotto molti punti di vista, facevano paura. Fu
furono considerate degli spiriti infestanti e fu così che la Chiesa convinse il popolo a temere queste donne, che per secoli invece sono state le guaritrici, le levatrici dei villaggi, quando ancora i medici non esistevano o quando costavano troppo. Era proprio alle streghe che ci si rivolgeva per guarire. In questo video voglio cominciare da una delle piante più famose di questo periodo estivo, che è indubbiamente l'iperico. È una pianta diffusissima nel periodo estivo, cresce praticamente ovunque ed è per questo che è il simbolo di questo periodo, nonché appunto della notte del solstizio. L'iperico infatti incarna brillantemente l'archetipo del sole, con il suo fiore giallo e la sua estrema diffusione che richiama l'abbondanza estiva. Il suo secondo nome è Erba di San Giovanni. Questo ci dimostra proprio la sua appartenenza a questa notte magica del solstizio estivo. Viene definita una pianta scacciademoni. Da sempre infatti ha avuto proprietà di protezione, ovvero combatte tutte quelle forme energetiche che indeboliscono l'organismo, sia a livello fisico che a livello mentale che a livello emotivo. Infatti è un ottimo antidepressivo, in quanto pianta solare porta appunto gioia, felicità, combattendo tutte quelle forme di stanchezza, depressione. Nel Medioevo il suo utilizzo come pianta scacciademoni e come pianta protettiva si ritorse contro la tradizione magica e quindi divenne una pianta utile per proteggersi proprio dalle streghe e dai demoni che si recavano al sabba. Se ne consigliava infatti di portare dei mazzetti addosso o di attaccarli in casa vicino a porte e finestre. È una pianta che Paracelso colloca sotto l'influsso di Marte, probabilmente per la sua connessione con il sangue. Infatti i suoi fiori, sia se strofinati che se messi in olio, producono una sostanza rossa e il famoso olio di San Giovanni, come viene chiamato anche in Toscana, fatto con olio d'oliva e fiori di iperico macerati, diventa rosso, assume un colore rosso sangue. Un altro modo per proteggersi grazie all'iperico era quello di piantarlo davanti a casa per tenere lontano il malocchio. Si può anche bruciare questa pianta e ci accorgiamo, bruciandola, del suo profumo molto simile all'incenso, che ne ha fatto un'erba tradizionale legata al divino e legata all'offerta. Diventa quindi importante durante i riti del solstizio estivo gettarne delle corone oppure dei rametti nel falò. Questo porta abbondanza e protezione. Tutte le piante estive generalmente hanno questo significato, soprattutto di abbondanza, in quanto effettivamente le vediamo ovunque e in grande quantità. Anche la felce, ad esempio, è una delle piante che infesta i nostri boschi, i nostri prati. Ed è una pianta molto magica legata alla notte del solstizio. Si dice ad esempio che il fiore della felce sbocci alla mezzanotte del solstizio e che il suo seme sia direttamente emanato dal sole. E così è stata associata all'oro e ai tesori. L'ho trattata meglio in un articolo dove puoi trovare maggiori informazioni sugli utilizzi magici di questa pianta. Un'altra pianta di questo periodo è il timo, molto famoso per le sue proprietà balsamiche che aiutano il sistema respiratorio. Ha un profumo buonissimo, inconfondibile e viene usato moltissimo anche in cucina.
È una pianta molto amata dalle api. E in Nord Europa questo era il simbolo che la pianta fosse molto amata anche dalle fate, in quanto le api sono considerate loro messaggere. Si sa infatti che in Nord Europa per vedere le fate serviva un infuso di fiori. Questo collegamento con la seconda vista e con il mondo incantato probabilmente ha gettato un'ombra scura su questa pianta. E così come tutte le piante legate a questo periodo e soprattutto legate alle pratiche pagane e magiche, nel Medioevo assume la forma di pianta scacciademoni. Questa pianta veniva gettata nei falò e usata anche come incenso per elevare l'anima. Fa parte di quelle piante tradizionali usate come piante magiche di comunione con gli dèi. La varietà del timo serpillo cresce più in basso, si nasconde quasi nell'erba ed è chiamata così perché sembra che, appunto, rimanendo a terra sia connessa con l'energia del serpente. E nel Medioevo ovviamente veniva usata contro i serpenti, ma anche contro i vermi se mangiata. E sicuramente questo ha contribuito a renderla poi nel folklore una pianta legata alla protezione dai parassiti. Parliamo adesso dell'elicriso, che è un'altra pianta della nostra zona mediterranea, con un profumo davvero inconfondibile ed intenso. Le sue particolarità sono il fiore giallo che ricorda il sole, che anche quando si essicca non perde mai questo colore brillante. Per questo l'elicriso è stato associato all'eternità e quindi come offerta al divino, un po' come il timo, con il quale condivide anche proprietà antinfiammatorie per l'apparato respiratorio. Era molto conosciuto già a Roma, in quanto è una pianta molto diffusa nell'area mediterranea, e ha mantenuto la sua fama anche nel Medioevo, proprio per le sue proprietà antibatteriche e per il suo profumo che spesso nascondeva altri tipi di odori. Essendo una pianta legata al sole e all'eternità, ma anche al periodo estivo e quindi di abbondanza, è una pianta porta fortuna. È un ingrediente perfetto per gli incensi di purificazione, ma anche per propiziare l'abbondanza, e porta indubbiamente una grande pace il suo profumo in casa. Insieme all'iperico si può creare un mazzetto da attaccare fuori dalla porta di casa per protezione. Una delle pratiche della notte del solstizio è quella di bruciare dei fiori di elicriso per benedire le unioni e l'amore. L'elicriso fa parte anche dell'acqua che viene fatta la notte del solstizio, quindi la notte che precede il 21 giugno, insieme ad altre erbe tradizionali come l'iperico, la ruta, la malva. La ruta è uno degli ingredienti più usati dalle streghe, in quanto faceva parte delle piante magiche del volo. Il suo odore tiene lontani gli insetti e i parassiti, e inoltre è molto odiata dai rospi. Tutte queste caratteristiche hanno reso la ruta una pianta molto usata contro le streghe e le loro pratiche. Venne infatti consacrata a San Giovanni per proteggere dal male. Anche gli inquisitori portavano dei rametti protettivi sotto i vestiti durante i processi. Inoltre, un'azione che spaventava sicuramente gli uomini era che la ruta era capace di raffreddare gli istinti sessuali degli uomini, e quindi era una pianta che dava potere alle donne, e questa cosa indubbiamente non era gradita. Se una donna possedeva ruta o artemisia in casa, era una prova del fatto che fosse una strega o che ne conoscesse una. Un'altra protagonista del solstizio è sicuramente l'artemisia. È una pianta infestante, la troviamo ovunque, e raggiunge anche lei il suo massimo potere durante l'estate. È legata alla luna, alla dea, ed è usata infatti per tutti i disturbi femminili. Per questo suo collegamento con la luna veniva raccolta la notte del solstizio, aspettando proprio lo spuntare della luna, e le sue foglie argentate la ricordano molto.
come tutte le piante solstiziali, ha un forte collegamento con la protezione dai demoni, che in questa notte, secondo la nuova religione, era infestata di spiriti e streghe malefiche. E così l'Artemisia entra a far parte dell'arsenale di San Giovanni, pronto a combattere ogni forma di male. E San Giovanni aveva addirittura una cintura fatta con l'Artemisia. Una cosa molto particolare di questa pianta, che viene ricordata nelle tradizioni del Nord Europa, è di raccoglierla camminando all'indietro durante i 3 giorni di solstizio, e quindi in questi 3 giorni di caos, quando il velo tra i mondi è sottile ed è possibile percepire le voci degli antenati, ma anche degli spiriti. La sua raccolta così particolare si rispecchia poi anche nel suo uso, legato alla divinazione, alla premonizione e alla visione. Sembra infatti che insieme alla ruta fosse uno degli ingredienti degli unguenti del volo che le streghe utilizzavano per recarsi al Sabba in sogno. Con questa pianta viene fatta l'acqua del solstizio, e quindi insieme alla ruta, all'iperico, alla malva, all'elicriso, viene tenuta una notte, la notte tra il 20 e il 21 giugno, esposta ai raggi lunari e alla rugiada di questa notte estiva. Quest'acqua poi il giorno dopo viene filtrata e viene conservata per gli incanti di tutto l'anno, ma anche per propiziare buona salute e per donare buona fortuna alle nostre attività, protezione alla nostra casa. Diventa un'offerta molto importante nel falò del solstizio, in quanto legata alla luna è una forte connessione con gli antenati, e quindi è un modo per ricordare tutte quelle donne, quelle guaritrici, che sicuramente per le loro pratiche utilizzavano questa pianta per aiutare le donne che chiedevano loro aiuto. Concludo questo video con un'altra pianta che abbiamo sotto gli occhi praticamente sempre, si trova ai bordi delle strade, e sto parlando della malva. La conosciamo come un ottimo antinfiammatorio, utile sia a livello interno che a livello esterno, e già in passato era conosciuta come un rimedio utile per le ustioni e le infiammazioni. E quindi risulta molto utile come rimedio contro il fuoco, ovvero tutte quelle forme infiammatorie che vengono placate grazie alla delicatezza della malva. Si dice anche infatti che riesca a placare l'eccesso di ardore tenendola vicino alle parti intime, questo soprattutto per l'uomo. La malva insieme alla ruta e all'artemisia fa parte di quei rimedi femminili perché le rendeva capaci di proteggersi dalle violenze degli uomini, spesso dei propri mariti, e di conseguenza non era vista di buon occhio. Tanto è vero che anche la malva entra a far parte delle piante che combattevano le streghe, quindi per estensione la figura di una donna libera e indipendente. Sappiamo di un unguento creato con i fiori di malva che, se portato addosso, proteggeva da ogni maleficio. Inoltre la malva veniva sotterrata fuori dalle stalle per proteggere sia il bestiame, ma anche per evitare che venisse rubato il latte. Sono molto particolari gli usi della malva nella tradizione popolare, perché si parla della malva utilizzata per scoprire se una donna era sterile o meno. Si lasciava l'urina della donna in prossimità di una pianta di malva, e se questa pianta si seccava era segno di aridità e quindi di sterilità. La malva viene usata nell'acqua solstiziale, e quindi insieme a tutte le altre piante che abbiamo già visto, per creare un'acqua di buona salute e di buona fortuna.
Questa era l'ultima pianta che ho voluto trattare in questo video e ho deciso di dividere in due parti la trattazione delle piante estive, perché vorrei mostrarvi nel prossimo video alcune delle piante utilizzate sia nel solstizio, e per questo vi rimando agli articoli del blog, e sia nel periodo estivo fino alla loro massima maturazione, che possono essere coltivate anche sul terrazzo in vaso. E quindi vi farò vedere alcune delle mie piantine del mio giardino magico e vi racconterò qualcosa su di loro e sui loro usi. Io per il momento quindi vi saluto e ci vediamo più avanti sempre qui sul canale con un nuovo video.